Nonostante che da alcuni mesi siamo invasi ogni giorno da statistiche percentuali sull'andamento della pandemia, non ho ancora perso il mio interesse per i numeri. E visto che recentemente un concorrente di un quiz televisivo ha mostrato ancora una volta una scarsa conoscenza su argomenti religiosi, mi chiedevo quanti di noi fedeli ricordiamo con precisione che tutti gli anni, la prima domenica dopo la festa dell'Epifania, è sempre il battesimo di Gesù. Sono convinto che la maggioranza di noi lo sa bene, ma stavolta questo può diventare un piccolo problema. Infatti, sapendo già quello che accade, rischiamo di perdere tutta quella sconvolgente novità che San Marco cerca di trasmettere nel suo racconto, sempre stringato ma molto significativo, di quanto avviene vicino al Giordano. Alle parole di Giovanni Battista con cui inizia il Vangelo di quest'oggi, potremmo subito rispondere che di annunci del genere è piena la Bibbia, quanti profeti già l'avevano detto, quindi nulla di nuovo. Ed invece Marco continua in maniera sconvolgente. Ed ecco, è successo. Stavolta tutte queste parole si sono avverate. Il Messia è arrivato. Ma ancora resiste un dubbio, perché non solo Gesù, ma tanti, anzi tutti da Gerusalemme in quei giorni venivano a farsi battezzare. Quindi niente di nuovo ancora una volta. Ed invece Marco sottolinea che subito, all'improvviso, lo Spirito tante volte promesso è lì presente e c'è anche la testimonianza della voce che viene dal cielo. E noi come reagiamo a questa esplosione di novità? Penso sia inutile dire che la consueta tiepida accoglienza dovuta appunto al fatto che conosciamo già gli avvenimenti narrati quest'anno rischia di diventare addirittura un rigetto da assuefazione, anche a causa delle regole per contenere la pandemia che piano piano ci stanno abituando a una certa inerzia e a una mancanza di speranza nel futuro. Costretti come siamo a navigare a vista, senza alcuna certezza su quello che potremo o non potremo fare anche nei prossimi giorni, davvero siamo in una situazione da terrorismo mediatico che per adesso sembra proprio non accennare a diminuire. Ma noi il battesimo in Spirito Santo l'abbiamo già ricevuto e quindi possiamo guardare avanti con tanta fiducia e tanta speranza. Non perché tutto passerà presto, visto che adesso abbiamo il vaccino, quindi passa tutto, ma soprattutto perché sapremo dare sia alle piccole attenzioni per rispettare le regole anti-Covid, come anche a quelle opere della nostra vita quotidiana legate agli impegni di lavoro, di famiglia, della scuola, un senso più profondo, più maturo di responsabilità. E tra le cose che sappiamo bene, infatti, c'è anche questa, che dopo il battesimo Gesù non si tira indietro, pur di fronte a un impegno gravoso, eccezionale, come quello di salvare il mondo, rispettando e osservando la volontà del Padre, lui va avanti, pur sapendo che troverà molte difficoltà, che il destino sarà tremendo, ma lui non si ferma. Anche noi quindi dobbiamo riconoscere e accettare subito, qui e adesso, il nostro ruolo per costruire il regno di Dio, consapevoli dalle difficoltà e dalle tribolazioni che dovremo affrontare, ma anche certi dell'assistenza di Dio, che non ci lascia mai soli e sostiene i nostri sforzi umani con il suo grande amore divino. Noi cristiani non puntiamo a tornare a com'era prima, come se niente fosse, anche se tante cose semplici, naturali, ci mancano tanto. Ma siamo chiamati a guardare più in alto, a far sì che anche dalle situazioni di male e di sofferenza nasca una nuova possibilità di bene e di amore per tutti, perché il regno di Dio cresca davvero ogni giorno, sempre di più, in mezzo a noi, fino al suo compimento nel regno dei cieli.
Ed ora ascoltiamo il Vangelo. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». Ed ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento». Parola del Signore.